saluto da Maitresi Taraman. Un'onda ha definitivamente invaso la popolazione europea facendola diventare sempre più grigia. Alta aspettativa di vita, poche nascite, baby boomers in pensione e la nostra economia è sotto pressione. Così in questa puntata di Real Economy ci focalizziamo sul nostro sistema sanitario, sempre più in discussione man mano che passano gli anni. Ma in primo luogo facciamo un corso accelerato su quanto l'Europa è destinata a invecchiare. Entro il 2060 gli europei avranno più bambini rispetto ad oggi, ma non sarà sufficiente a compensare l'allungamento dell'aspettativa di vita per maschi e femmine. E anche il saldo migratorio, che continuerà ad essere positivo, è destinato a scendere dopo il 2040. Il risultato sarà che la popolazione più anziana dipendente dai giovani lavoratori raddoppierà nel lungo termine. Questo significa che se oggi ci sono 4 persone in età lavorativa per ogni 65enne, a causa del progressivo invecchiamento ce ne saranno appena 2. E così, tra il 2023 e il 2060, le persone in età lavorativa in Europa diminuiranno di 9 milioni. Il quadro è più chiaro se ragioniamo su 3 periodi. Tra il 2007 e il 2011 la popolazione in età lavorativa è cresciuta, ma i posti di lavoro disponibili sono diminuiti. Tra il 2012 e il 2022 l'occupazione per i più giovani è in aumento e compensa che i baby boomers vadano in pensione, ma dal 2023 in poi inizieranno a diminuire sia gli occupati sia le persone in età lavorativa. Una popolazione più anziana significa costi più alti per il sistema sanitario, con il rischio di sostenibilità fiscale per 16 paesi europei, sia sul medio che sul lungo termine. Se si mettono in relazione l'età della popolazione e la spesa sanitaria, si può presupporre che quest'ultima crescerà del 2% del PIL entro il 2060. Guillaume Desjardins è andato in Slovenia per dare un'occhiata al loro sistema sanitario e capire cosa gli ha insegnato. Ho 79 anni, sono molto attivo, vado in bicicletta, scio, guido la macchina, vado a passeggio. Purtroppo non tutti gli anziani sono sani come Francine, ma prendersi cura di loro significa costi alti per le famiglie europee e per i sistemi sanitari nazionali. Pago 660 euro al mese per una stanza con bagno. Non ho spese extra né altre esigenze. Agli anziani viene chiesto di provvedere a se stessi. Se non possono, lo fanno i figli e nel peggiore dei casi, se anche loro sono impossibilitati, allora paga il governo. Secondo le proiezioni, la popolazione dell'Unione Europea aumenterà del 3% nei prossimi anni, ma gli anziani saranno il 60% in più entro il 2060. Dovranno essere curati, occupati, intrattenuti, e questo significa più posti di lavoro. La dipendenza del sistema sloveno di assicurazione sanitaria obbligatoria dai contributi dei salariati lo rende suscettibile alle variazioni del mercato del lavoro. Oggi far sì che il sistema sanitario in Europa sia sostenibile significa puntare sulla prevenzione, come con la diagnosi precoce del cancro, su assicurazioni a lungo termine e cure integrate. La Slovenia sta già lavorando su come assorbire i costi aggiuntivi implicati dalla piramide dell'età. L'invecchiamento della popolazione potrebbe costare alla UE fino a 1,4 punti percentuali del PIL entro il 2060, alla Slovenia fino a 6,8. La Tascia andrà ad allargare le fila dei pensionati nei prossimi decenni. Lei e quelli della sua età avranno bisogno di un sistema in grado di sostenere il peso di una più numerosa popolazione anziana. Per farlo sembra inevitabile una ripartizione degli oneri tra governo e cittadini. In Slovenia il sistema sanitario pubblico è ora parzialmente privatizzato, con nuove case per gli anziani non più sovvenzionate. In altri paesi europei anche l'età di pensionamento viene spinta più in là. Non saremo in grado di risolvere questo problema senza l'immigrazione. Dobbiamo trovare una strategia per attirare persone provenienti dall'estero e farle rimanere in Slovenia, perché vivano, lavorino e, certo, alla fine vadano anche in pensione in Slovenia. Come si diventa un'economia d'argento con potenziali è la sfida di oggi. Perché una cosa è certa, Francine, i suoi amici e noi, stiamo innegabilmente invecchiando.
Il caso sloveno ci porta a un altro punto importante, che la popolazione diminuirà nella metà dei paesi europei entro il 2060. Cosa significa per i nostri sistemi sanitari? Pedro Barros, professore di economia alla Nova School of Business and Economics di Lisbona. Cosa ci mostra la riforma del sistema sanitario portoghese? Cosa insegna all'Europa? L'esperienza dimostra che è difficile fare le riforme, ci vuole molto tempo, anche la creazione di una nuova rete di assistenza a lungo termine, come abbiamo fatto nell'ambito del sistema sanitario nazionale, richiede 10 anni. Siamo ancora a metà strada, è difficile capire esattamente come muovere le pedine, far aderire le persone al nuovo sistema e coinvolgere professionisti anziani nella transizione verso diversi modelli. Questa in realtà è la sfida più grande. È possibile trasferire un modello al resto d'Europa? I sistemi sanitari sono molto diversi. Certamente. Siamo intenzionati a fronteggiare questa diversità di idee e preferenze. Le persone sono la sfida maggiore. Probabilmente riorganizzeremo l'assistenza domiciliare, le cure primarie in casa, prima che gli ospedali e gli ospizi. Coinvolgeremo non solo i medici, ma anche gli infermieri, i fisioterapisti e altre categorie professionali. Bene, sembra che la riforma sanitaria offra un sacco di possibilità di fare affari e di crescita economica. A volte abbiamo troppe pretese organizzative rispetto alla vita delle persone, ma se diamo loro la possibilità di scegliere tra più alternative, probabilmente non sceglieranno per la soluzione più costosa. Questo finanziariamente aiuta, inoltre avremo l'opportunità di accogliere nuove idee e testarle, coinvolgendo i pazienti e le persone più anziane, le cui proposte potrebbero aprire possibilità di lavoro. Abbiamo in parte iniziato a osservare questo fenomeno con alcune imprese fornitrici di dispositivi per l'assistenza e il monitoraggio delle persone. Dobbiamo riuscire a integrare questo col sistema sanitario nazionale. Bene per le opportunità, ma come si fa con i rischi legati ai costi dell'estensione dell'assistenza sanitaria a lungo termine? Può esserci un'altra organizzazione, si può cambiare la situazione, ad esempio uno dei rischi è la caduta a casa, ma se l'anziano preferisce stare a casa sua, magari con una forma di accompagnamento, qualcuno che lo visita o gli telefona, probabilmente questo sistema sarà meno costoso che mettere le persone in una struttura con assistenza continua. Tra l'altro a casa loro gli anziani possono muoversi, proseguire le normali attività, quindi ci saranno dei rischi, ma non credo che quelli finanziari saranno i maggiori. Crede che in Europa stiamo fronteggiando il problema nel modo giusto? È difficile avere politiche che vadano bene per tutti, ma forse avere una nuova visione comune a tutti i paesi può essere un punto d'inizio. Probabilmente pensare a ciò che le persone vogliono per la vecchiaia, come vogliono essere trattate, quali cure desiderano. Se si ha una visione, le persone potrebbero anche fare uno sforzo per stare bene, pensare al sistema in cui sono inserite. Questo a sua volta si preoccuperà di rispondere ai loro bisogni e preferenze, prima che a se stesso. E questa è la migliore delle policy, credo. Pedro, una visione per un'Europa che invecchia è ciò di cui abbiamo bisogno. Grazie per il vostro tempo e per la visione. A presto.